lei spegna Maria e non si senta bene per lui. Saprà, anche quando fosse guarita, saprà agitare ogni giorno e notte, e pensa la notte del giungla. Saprà agitare, diciamo così, la sua regione? Mica fai tu, Gigi, ti ricordi prima quel discorso là, Emilio Carlucci? Le chiedo un attimo per una tua risposta. Perché bisogna spunti su buttare in scelte sé. Se sa cambiare una cosa, non capi? Perché sennò l'amore non cade più di niente per niente. Ma sì, l'erba di niente. Adoro il cielo.
senza appello mi avete fatto un regalo veramente commovente, spero per tutto, specialmente per il primo di questi ultimi tre anni, sta morto, perché proprio 25 anni fa, quando stavo per diventare prete, forse pensate lo ricordo, si era nella fine del luglio del 1969, l'uomo saliva sulla Luna. Il Papa di allora, Paolo VI, aveva pregato gli astronauti di portare sulla Luna una piccola targhetta di bonus. E la cosa allora era veramente commovente. Io non so se gli anziani si ricordano quella nottata, alle 3 di notte, l'uomo per primo è sceso da un'astronave e si è visto sulla Terra della Luna. È stato un momento per tutti veramente emozionante, che ci ha fatto capire che l'uomo, pur in mezzo allora c'era la guerra del Vietnam, c'era la contestazione, però quest'uomo che sa fare tante volte tanto male, sa anche essere capace di grandi cose. E ha proprio indovinato quel grande Papa, che era Paolo VI, a mandare sulla Luna proprio il salmo che avete cantato voi stasera. Se guardo il cielo, la Luna e le stelle, io mi domando che cos'è l'uomo, Signore, perché tu te ricordi. Eppure l'hai coronato, l'hai fatto da poco meno degli angeli, gli hai coronato di una corona di gloria e tu lo hai posto sotto le sue mani. Ecco, io voglio dire, questa sera abbiamo visto nel nostro piccolo questa cosa qui. I piccoli, i grandi, i giovani, gli anziani, dai primi agli ultimi sono capaci di fare tante cose belle. E allora capite che in questo contesto il prete ha un significato. Ha il significato di dire le cose che fai, le fai perché il Signore ti vuole capace di farle. Il Signore ti ha dato due vie, il bene e il male. Tocca a te decidere e se fai il bene hai il suo appoggio. Basta se non ti spone bene che domani.